Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, cercherò di essere breve ma di riportare il dibattito al tema. Ho ascoltato tutti gli interventi, sia in discussione generale che in dichiarazione di voto. Devo dire che le norme di legge che sottengono la questione di cui ci dobbiamo e ci stiamo occupando sono state interpretate in modi molto ma molto diversi da quella che è l'interpretazione autentica delle norme e ciò per cui oggi noi siamo chiamati a decidere. Il Tribunale di Catania, con la relazione del 7 dicembre del 2018, ha chiesto al Senato il rilascio dell'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Matteo Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge costituzionale 1 del 1989. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è pronunciata per l'accoglimento della proposta formulata dal relatore nel senso del diniego della richiesta di autorizzazione a procedere, attesa la sussistenza nel caso di specie dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo di cui all'articolo 9,3 della legge costituzionale numero 1 del 1989. Questo è il campo di azione su cui deve essere chiamato a pronunciarsi questo Senato. In base a questa norma, il Senato è chiamato a stabilire in particolare se il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Il Tribunale, infatti, a differenza della Procura della Repubblica, che peraltro ha chiesto l'archiviazione del procedimento a carico del Ministro Salvini per infondatezza della notizia di reato, questi sono gli atti. E veramente è difficile comprendere per chi è abituato a frequentare le aule giudiziarie da un punto di vista professionale come nessuno abbia fatto riferimento a questa circostanza che non è né secondaria e né di poca importanza perché attiene al merito della questione, quel merito di cui noi non dobbiamo certamente occuparci, ma che già il procuratore della Repubblica ha definito come infondatezza della notizia di reato. Questo è scritto nella relazione del Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, alla pagina 2, e ha escluso di dover valutare i risvolti politici che hanno determinato la decisione di impedire lo sbarco dei migranti e di dover verificare le motivazioni che ha indotto il Ministro ad agire, nonché il rapporto che può sussistere tra il supposto reato e l'interesse pubblico della funzione esercitata. Ciò perché questi caratteri, secondo il Tribunale dei Ministri, non sarebbero comunque tali da giustificare obiettivamente il reato ministeriale nella sua consistenza giuridica, ma potrebbero solo eventualmente fondare il diniego di procedibilità. E questo è il tema che ci occupa. Non intendo entrare nel merito di siffatta impostazione e della distinzione proposta, perché in questa sede ciò che è del tutto irrilevante. Infatti il Senato può negare l'autorizzazione a procedere non solo quando dubita della configurabilità del reato, e questo ce l'ha detto chiaramente lo stesso Procuratore della Repubblica, ma anche quando, più semplicemente, senza esprimersi sulla sussistenza dei suoi estremi, ritenga comunque che ricorre una delle ipotesi di cosiddetta giustificazione politica menzionata nell'articolo 9. Quindi, per le stesse ragioni, neppure mi attardo ad osservare che dal punto di vista giuridico probabilmente il diritto di libertà personale, che secondo l'accusa sarebbe stato
compresso illegittimamente con il trattenimento dei migranti sulla nave Diciotti, anche in caso di autorizzazione allo sbarco, avrebbe subito condizionamenti e limiti sulla base delle stesse leggi vigenti. Questa circostanza, che è la palissiana ed è riportata anche nella normativa di carattere internazionale ed europeo, i migranti comunque, anche una volta sbarcati, come nel caso di specie, vengono poi trattenuti nei centri di identificazione. E questa non è una limitazione della libertà personale, ma addirittura è un dovere che ci impongono le norme. Conta qui più semplicemente stabilire se il fatto che viene contestato al ministro Salvini si inserisca in una precisa direttiva politica del governo, peraltro condivisa da tutto il governo. Io capisco gli sforzi che sono stati fatti da più parti, parlando di assenza di una delibera del Consiglio dei Ministri, parlando di una presa di posizione mancante, precedente ai fatti o contestuale ai fatti, ma qui non può negarsi un'evidenza assoluta della condivisione del governo sull'azione che ha riguardato la nave Diciotti. Successivamente conta valutare se l'attuazione di questa direttiva politica condivisa vada considerata di interesse preminente rispetto all'eventuale tutela di diritti che potrebbero essere stati temporaneamente compressi con il fatto oggetto di contestazione. Il dibattito non coinvolge il merito di quella direttiva. Non dobbiamo neppure stabilire se quella direttiva politica sia giusta o sbagliata, corretta o inadeguata, poiché il diniego dell'autorizzazione a procedere non comprende l'approvazione e la conferma della direttiva. Siamo chiamati esclusivamente a valutare se per avventura il collegamento logico tra il fatto contestato, trattenimento dei migranti all'interno della nave Diciotti per 4 giorni, perché questo è il termine della contestazione, e quella direttiva debba considerarsi pretestuoso, arbitrario, illogico, oppure se al contrario abbia un oggettivo congruo e plausibile fondamento. Questo è il senso dell'interpello che ci è demandato, che è volto alla protezione delle scelte politiche del governo a fronte di possibili censure o sbarramenti da parte della magistratura. È questo il limite, è questo l'oggetto su cui ci dobbiamo pronunciare. La risposta al quesito mi sembra allora del tutto ovvia. Quali che siano le opinioni sul merito della direttiva politica, che sicuramente noi tutti condividiamo, nessuno può negare lo stretto collegamento logico e congruente con quella direttiva e la decisione di non far sbarcare i migranti sul suolo italiano. Il ministro Salvini si è limitato a mettere in atto esattamente ciò che tutto il governo aveva stabilito sul piano della strategia di contrasto al fenomeno delle migrazioni irregolari. Al riguardo, è sufficiente fare riferimento all'informativa resa al Senato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, in data 12/9/2018, che ha ricostruito dettagliatamente le fasi degli eventi sia in relazione ai rapporti con l'autorità maltesi e sia in relazione ai rapporti con l'Unione Europea. E la consapevolezza della grave inadempienza di Malta è ormai nota a tutti e rivendicata e ribadita dagli stessi magistrati, che parlano addirittura nei loro scritti e nelle loro richieste di dirottamento effettuato da Malta verso il territorio italiano. Dunque, rimane il secondo passaggio. Quella direttiva esprime un preminente interesse pubblico rispetto al bene che sarebbe stato compromesso dal fatto contestato? Ora, anche su questo punto non c'è dubbio
che, come ha già detto il Tribunale, non dobbiamo stabilire se ricorra una causa di giustificazione con riguardo al reato, che, come ribadito e come voglio ribadire, visto che c'è stato un silenzio assordante sul punto, è stato ritenuto non sussistente dalla Procura della Repubblica, che ha indagato, da quel Procuratore della Repubblica che è salito a bordo della Diciotti, che ha controllato lo stato in cui si trovavano i migranti ancora a bordo della Diciotti e che non ha ritenuto che si stesse perpetrando un reato, altrimenti aveva l'obbligo di impedirlo. Avrebbe dovuto immediatamente disporre, senatrice, chiuda, lo sbarco. Bene, non solo non è stato fatto dal pubblico ministero, ma poi abbiamo avuto anche la visita di molti onorevoli parlamentari. Bene, mi accingo a concludere. Il proposito è importante tener conto che la legge qualifica come insindacabile la decisione che andiamo ad adottare. Ciò indica inequivocabilmente che la valutazione di preminenza non deve essere effettuata con parametri giuridici, dovendo invece attenere ancora una volta al profilo squisitamente politico, il quale per definizione non ha parametri giuridici di controllo, se non attraverso altre forme come quelle del sindacato ispettivo. Ora, in conclusione, non occorre approfondire le complesse... Concluda. Sì, ho capito. Faccio concludere, visto che tutti concluda. Hanno... Ora, il compito che ci è rimesso, sto concludendo, è estremamente agevole. La cosiddetta giustificazione politica alla base del diniego di autorizzazione a procedere non solo non richiede che si giustifichi l'eventuale reato, escludendo l'illiceità, ma neppure dall'altro lato che si condivide e si giustifichi la scelta politica. Ora, e concludo, la decisione di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini discende in definitiva dalla considerazione tranciante che, se consentissimo ai giudici di giudicare sull'ipotesi di reato, essi finirebbero per giudicare la scelta politica del governo, e questo, secondo la Costituzione, non si può fare. Per tutti questi motivi... No, chiuda. Chiuda davvero, se no chiuda il microfono. Per questi motivi noi voteremo a favore della proposta del relatore e della decisione della Giunta. D'accordo. E quindi contro il diniego all'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. D'accordo.